Tecnici ancora al lavoro in Riviera Margherita a Treviso per arginare lo sversamento di gasolio nel fiume Sile, una perdita conseguente al guasto di una vecchia tubatura dell'edificio che ospita la Camera di Commercio in Piazza Borsa, tubo che fa da raccordo tra la cisterna del carburante e la caldaia dello stabile. La falla è stata riparata già ieri, comunica il presidente della Camera di Commercio di Treviso, Mario Pozza. Resta il problema della bonifica del gasolio che si è infiltrato nel terreno. Le operazioni sono state affidate ad una ditta specializzata. Stamane sul posto anche i vigili del fuoco di Treviso che hanno sostituito le panne assorbenti posizionate ieri, i tecnici del settore ambiente del comune di Treviso, l'ARPAV e la polizia locale. Le operazioni non sono passate certo inosservate ai molti trevigiani che si chiedevano cosa fosse successo in uno degli angoli più suggestivi del Sile in città, anche perché non è la prima volta che accade. Lo scorso febbraio un ingente sversamento di gasolio finì nel Sile dalle poste centrali, inquinando una vasta area del fiume in lungo Sile Mattei. È un fiume che passa al centro di Treviso, Sile Leua un po' dappertutto. È impossibile che succedano sempre queste cose, perché l'errore può succedere casualmente, però bisogna avere dei controlli come si deve. Evidentemente i palazzi sono talmente vecchi che non hanno nessun sistema di sicurezza.